ragazzi nascono delinquenti, vogliono fare i delinquenti. Non è vero, la delinquenza si crea, non si nasce. Nasciamo civilmente e figli di gente per bene e sofferenza. E povera gente perché non hanno monete. Però lo delinquente si dipende perché si è costretto con la povertà che da dimenticare a diventare delinquente. Vediamo tante attività che la gente si inventa per cercare di sopravvivere, ma l'idea è semplicemente quella di cercare di regolarizzare le attività che è possibile regolarizzare, ovviamente non tutte, perché ad esempio se uno vende il CD fasulli certamente non puoi legalizzare quello che vende il CD fasulli, ma tante altre attività dal nostro punto di vista potrebbero essere rese regolari, quantomeno regolari, diciamo. Questa è un'idea che ha avuto il sindaco sulla base anche di un lavoro che avevo fatto in un docufilm, che io sono produttore e regista, dove appunto raccontavo questa interdizione perpetua, che io ce l'ho giudiziaria, personalmente io sono interdetto abilitato dai pubblici uffici, per cui tecnicamente non potrei rivestire nessuna carica pubblica. Questo tipo di iniziativa non è rivolta ai ragazzi a rischio, è rivolta alla città, è rivolta ai giovani, da Scampia a Posillipo, al Vomero, chiunque ha delle piccole idee che vuole realizzare, il comune con gli assessorati competenti, competenza ovviamente, si deve attivare, creeremo uno sportello apposito per facilitare, per cercare di sburocratizzare, diciamo, un po' questi processi e rendere un po' più facile le attività. C'è sempre uno spunto nuovo nelle parole di Gaetano Di Vaio, regista, attore e produttore che da un passato di estrema difficoltà e di storie di droga e prigione è riuscito a cambiare la sua vita e quella di molti altri che sono stati coinvolti nei suoi progetti. Da oggi Gaetano collaborerà con il sindaco di Napoli per realizzare un programma di attivazione dei cosiddetti lavori di strada, quei lavori che ogni giorno molte persone inventano per sopperire alla mancanza di lavori tradizionalmente intesi, per farli emergere, aiutare a scoprire alcune passioni e magari ribaltare destini che sembrano già segnati. Sarà una collaborazione a titolo gratuito che il sindaco ha voluto concepire anche come una forma di riabilitazione possibile per chi ha ricevuto un'interdizione perpetua dai pubblici uffici e si è poi riscattato per meriti artistici e sociali. Da tempo che ovviamente abbiamo un dialogo e una collaborazione di fatto con Gaetano. Adesso è un passaggio importante perché a un uomo che nella vita ha sbagliato e oggi fa attraverso la cultura un'arma di riscatto, io credo bisogna dargli l'opportunità di collaborare con un'istituzione che sta puntando proprio sulla cultura in particolare, sulla legalità, quella vera, per riscattare una comunità piena di passione e di umanità come quella di Napoli. E l'obiettivo è quello, visto la vita di Gaetano, la sua storia personale, la produzione cinematografica, la sua narrazione, quello che attraverso la vita di strada si possa tendere una mano alle tante persone per strada sono tra virgolette abusivi, ma che non sono illegali, cioè nel senso che potrebbero essere inseriti in un circuito di legalità, perché ci sono dei mestieri di strada che non potranno mai essere regolarizzati perché sono criminali e sono illegali e là devi lavorare in un altro modo. Ci sono tanti altri lavori di strada nei confronti dei quali invece si può attivare un percorso di legalità, e quindi credo che questo ruolo di Gaetano sia importante perché lui attraverso la sua esperienza ha dimostrato che il riscatto suo personale di una città e di un quartiere arriva soprattutto attraverso la cultura e attraverso il lavoro.